nazionale lavoro per alla essere state con direttrice. noi. Una delle ultime cose che abbiamo sentito da Enrico Agostini è stato il ministro della giustizia Nordio. Ricordiamo che tra l'altro proprio oggi, in questi giorni, si tiene a Roma il consueto salone della giustizia. Oggi l'ha seguito per noi Lorenzo Lobasso. Allora vi lasciamo con il racconto di questa giornata, quali sono i temi più importanti usciti da questo appuntamento. Giancarlo, noi poi insomma, ci ritroviamo domani. Naturalmente, dicevamo, domani voto di fiducia anche in Senato, continuerà il nostro filo diretto alle 21, dopo appunto la pausa per la pubblicità, il TG, poi naturalmente tutta la programmazione di Rai News continua con la rassegna stampa, il palinsesto serale. Per quanto riguarda noi per ora è tutto, allora sentiamo adesso Lorenzo Lobasso. La riforma della giustizia è sempre al centro del dibattito politico, il nuovo ministro della giustizia Nordio parla di importanti riforme da portare per garantire rapidità e giustizia nei processi, si parla di un rito anglosassone, si parla di una riforma dell'appello. Lei cosa pensa di queste proposte di riforma? Noi conosciamo Carlo Nordio, il suo pensiero, le sue posizioni da tanti anni e quindi non siamo per niente stupiti che le trasferisca nel suo progetto di governo. Naturalmente sappiamo che la politica è anche mediazione, è anche compromesso, ma le idee di Nordio sono chiarissime e si tratterà adesso di vedere se si passa dalle idee ai fatti. Ma quel patrimonio di idee e di proposte è il nostro patrimonio, quello dei penalisti italiani, dell'Unione delle Camere Penali da 30 anni, separazione delle carriere, inappellabilità delle sentenze di assoluzione, ma soprattutto riequilibrio di poteri in questo Paese. Quello di cui c'è bisogno in questo Paese è che i tre poteri fondamentali tornino ognuno nei propri confini, nei propri alvei. Abbiamo vissuto un periodo di fortissimo sbilanciamento verso il potere giudiziario, insomma, di una esondazione del potere giudiziario rispetto agli altri poteri. Speriamo che si intraprenda una strada di riequilibrio. Caro Presidente del Consiglio, nel suo intervento alla Camera per la fiducia parla di meno regole, più chiare per garantire giustizia, rapidità e libera impresa. Sì, naturalmente si tratta anche di invertire un percorso di iperpenalizzazione, diciamo così. Noi c'è in questo Paese un equivoco di fondo, che qualunque comportamento censurabile o riprovevole debba essere sanzionato penalmente, quindi c'è una ipertrofia dello strumento penale. Ci sono altri strumenti per colpire i comportamenti riprovevoli, ci sono strumenti amministrativi, strumenti di tipo diverso e quindi sicuramente una semplificazione anche da questo punto di vista è quella della strada giusta.